spaccaturi, chiaramente la loro caratteristica introdurrà una derivata della tensione che in questo contesto darà luogo ad una matrice del tipo N1 dV in dt. Anche qui, quindi, come vedete, comparirà una matrice dove saranno, tra virgolette, nascosti i valori di capacità che moltiplica le derivate delle tensioni. Quindi il modello matematico diventa questo. Quindi scopriamo immediatamente che la natura del modello matematico cambia sostanzialmente. Mentre noi prima avevamo per i circuiti lineari statici un modello matematico del tipo matrice per vettore uguale termine noto, no, l'abbiamo risolto tante volte, quindi con la matrice da Bloch che andava invertita, sostituzione indietro, tutto quello l'abbiamo visto. Qui invece abbiamo a che fare con un sistema di equazioni. Quando abbiamo un circuito lineare dinamico, cioè un circuito in cui ci siano, oltre ai dipoli visti in precedenza, anche induttori e condensatori, abbiamo un modello matematico che è fatto da equazioni differenziali. Qui vedete, compaiono delle derivate che coinvolgono le incognite, tensioni e correnti. Quindi stiamo parlando di un modello matematico fatto di equazioni differenziali, differenziali ordinarie comunque. In particolare il numero di derivate è pari proprio al numero di dipoli dinamici. Se cioè ci sono 7 induttori e 3 condensatori, qui ci saranno 7 derivate qui e 3 derivate qui. In totale 10 derivate temporali da considerare. Si parla di ordine del circuito dinamico per intendere proprio il numero di dipoli dinamici presenti nella rete. Perché questo, come abbiamo visto, ha un riflesso immediato sul numero di derivate presenti nel modello matematico. Quindi, circuiti del primo ordine saranno circuiti in cui c'è un solo elemento dinamico, circuiti del secondo ordine, quelli in cui ce ne sono due e così via. D'accordo? Cambiando la natura del modello matematico, cambia sostanzialmente anche la tecnica con cui dovremo risolvere questo modello matematico. Nel caso precedente ce la cavavamo facilmente con l'inversione di una matrice, quindi o il tasto invert della calcolatrice oppure la sostituzione di indietro, perché sì. Qui invece dobbiamo fare un ragionamento differente. In particolare dobbiamo capire sin da subito che per dare un senso a questo modello matematico dobbiamo impostare, come ben sappiamo dalla matematica, dobbiamo impostare il cosiddetto problema di Cauchy. Ovvero dobbiamo impostare il valore di alcune delle grandezze incognite all'istante che riteniamo iniziale t con 0, quindi il cosiddetto valore iniziale delle grandezze, e a partire da esso risolvere il problema. In altri termini, il problema di Cauchy si imposta in questi termini: dato un sistema di equazioni differenziate ordinarie, così come quello per esempio messo alla lavagna, scelto un istante di tempo che consideriamo iniziale t con 0, se noi imponiamo il valore di opportune grandezze a questo istante iniziale t con 0, il valore iniziale di queste grandezze, siamo in grado di trovare i valori per istanti di tempo successivi sotto opportune ipotesi sulle proprietà del modello matematico. Noi, come sempre, non ci occupiamo dei casi patologici in cui magari l'esistenza uniciale della soluzione non è garantita per ogni t successivo a t con 0. Questo può accadere facilmente in situazioni di non linearità, cioè per circuiti dinamici non lineari è facile che il problema di Cauchy non ammette un'unica soluzione, anche per circuiti molto molto semplici. Questo però lo vedremo nei corsi di laurea magistrale, quando studieremo ampiamente i circuiti dinamici non lineari, intendo dire, mentre qui nel corso di elettrotecnica di primo livello ci manteniamo sui circuiti dinamici lineari per i quali il problema di Cauchy sostanzialmente è sempre ben posto, non ci sono difficoltà. Quante e quali condizioni iniziali imporre lo vediamo caso per caso, cioè non facciamo trattazione generale, andiamo a caso per caso. Allora, avendo questo in mente, capiamo con degli esempi, questo punto, come affrontare la risoluzione di un circuito dinamico. Cominciamo con un circuito del primo ordine, chiaramente, la cosa più semplice che possiamo immaginare, ovvero, rispetto a quello che dicevamo prima, un circuito in cui ci sia un solo bipolo dinamico, ad esempio il condensatore, collegato ad una rete che invece è lineare statica. Ok, quindi abbiamo questa situazione.
Le posso cancellare qui? Abbiamo un condensatore, poi potete voi ripetere direttamente con gli induttori, magari accendo qualche cosa. Collegato tramite le morsette AB, il condensatore di Cauchy, la sua capacità, a un bipolo lineare stabile. Questo è, diciamo così, il prototipo di un circuito del primo ordine, con un condensatore. Di tutto vi posso fare ragionamenti molto possibili. Quindi ho un unico bipolo lineare, un unico condensatore in questo caso, collegato al resto di rete che è lineare statico. Qui dentro ci possono essere tutti gli oggetti lineari statici che abbiamo studiato, gli stessi generatori, i resistori, i trasformatori reali, i generatori pilotati, tutto quello che sia, non mi interessa. Quindi questo è il prototipo di circuito che intendiamo studiare. Come facciamo ad affrontare lo studio di questo circuito? Ebbene, ci appoggiamo al fatto che la rete a sinistra dei morsetti AB è lineare statica e quindi come tale può essere caratterizzata in maniera univoca tramite un circuito equivalente, per esempio di termine. Io lo posso sempre fare, ammesso che siano soddisfatte le condizioni di univoca risolubilità dei particolari circuiti, no? Del teorema di termine. Però, diciamo, salvo casi patologici, è sempre possibile fare. Quindi io mi posso sempre riferire a un circuito tipo questo. Questo è B e Q e questo è R e Q e questo è C e questi sono i morsetti. Questa è la tensione Q con C, questa è la corrente con C, se volete possiamo mettere anche qua. Il teorema di Thevenin mi garantisce che la tensione V con C, tanto per dire una cosa, è, diciamo, la stessa sia che io consideri il circuito di partenza sia che io consideri questo, quello che mi garantisce bene. Quindi tanto vale studiare quello sulla destra, veramente, che è abbastanza semplice. Quindi studiare il circuito sulla destra non è una cosa, diciamo, campata in aria, ma in realtà mi permette di studiare nei fatti un qualsiasi circuito del primo ordine, perché io mi posso sempre ridurre a questo. Quindi anche quando vi troverete, per esempio, negli esercizi di esame, può capitare un circuito del primo ordine in cui si deve trovare la tensione sul condensatore, un circuito lineare statico, con resto il circuito lineare statico, voi potete seguire esattamente questa procedura. Trovate il circuito di primo ordine e poi attaccate a fare quello che adesso cominciamo. Okay? Quindi quello che facciamo ha una validità del tutto generale per i circuiti del primo ordine. Ok? Allora, scriviamo le equazioni per questo circuito, d'accordo? Allora, procediamo in maniera spedita, dovrei elencare tutte le equazioni di Givi-Kirchhoff e caratteristiche, eccetera, poiché il circuito è veramente semplice, vado avanti speditamente. Allora, le leggi di Kirchhoff alle correnti, sostanzialmente mi dicono che in questo circuito circola un'unica corrente che si chiama IC, cioè sono tutti e tre collegati in maniera tale che la corrente qui è ancora con C e la corrente qui è ancora con C, cioè poco da dire. Ok, quindi la legge di Kirchhoff alle correnti è banalmente verificata. Va bene. La legge di Kirchhoff alle tensioni si scrive per un'unica maglia, adesso senza fare il conto delle maglie indipendenti da altri quadri, si vede a occhio che qui c'è una sola maglia. Per la quale, se io chiamo qua V con R questa tensione, scriverò V equivalente uguale V con R più V con C. Vi trovate? Vabbè, penso che insomma, a questo livello sia abbastanza semplice. A questo punto devo aggiungere le caratteristiche. Beh, la caratteristica del generatore di tensione già l'ho messa dentro, ho messo direttamente la tensione del generatore di tensione qui, quindi già c'è. La tensione V con R si scrive come
R equivalente per la corrente in esso circolante, perché ho fatto la conversione in condensatore, e sul condensatore scriverò I con C uguale C dVC dT. Trovate? Bene. Vabbè, continuo qua, poi cancellerò e riporto esattamente il risultato. Allora, adesso combino queste equazioni e scriverò V equivalente uguale R equivalente per C dVC dT più V con C. Ho scritto questa, in cui sostituire queste due. Allora, chiamo tau la grandezza R equivalente per C. Che dimensioni fisiche ha questa quantità? Beh, lo vediamo subito. Allora, la resistenza si misura in ohm, la capacità si misura in farad, che è, vi ricordate, l'abbiamo visto qualche ora fa, secondi su ohm. L'unità di misura è quindi secondi. Quindi, tau, questa quantità è l'equivalente per C, è un tempo, è una quantità dimensionalmente omogenea con il tempo, si misura in secondi, e si chiama costante di tempo del circuito. Poi capiremo, non so se ce la facciamo oggi, ma nella prossima lezione sicuramente, capiremo il significato fisico di questa quantità. Però, a questo momento, è... Mi dispiace se chiudo la parte, perché realmente... Però un po' calma, questi rumori mi distraggono in maniera incredibile. Dicevo, è comunque una quantità dimensionalmente omogenea con il tempo. Bene. Riscrivo l'equazione, la scrivo qui sotto, cancellando questo, dividendo per questa quantità, io scriverò dVc dt, quindi C su tau uguale V equivalente su tau. Ho diviso per questa quantità tau. Questa è l'equazione risolvente il circuito di partenza, e cioè l'equazione differenziale ordinaria che va risolta per trovare l'incognita V con C. Come abbiamo detto, per questo tipo di problemi dobbiamo impostare il problema di Cauchy, ovvero dobbiamo risolvere questa equazione differenziale con questa condizione iniziale per ogni t maggiore di t con 0. Quindi, assegnato che sia un istante t con 0, che stabiliamo essere il nostro istante iniziale di interesse, imponiamo la condizione iniziale in termini di tensione sul condensatore a quell'istante iniziale e risolviamo il problema per istanti di tempo successivi. Questo è quello che ci accingiamo a fare. Chiaro per tutti? Bene. Vabbè. Facciamo questo, poi magari dico qualcosa di induttore, eccetera. Concentriamoci su questo. Vi voglio far osservare. Vabbè, no, lasciamo perdere, sennò ci confondiamo solo le idee. Questo lo farò vedere a tempo di. Allora, risolviamo questo problema, mettiamoci da quest'altra parte, risolviamo questo problema. Allora, questo è il problema che intendiamo risolvere. Come lo risolviamo? Allora, qui dobbiamo appoggiarci alle nostre conoscenze di matematica, senza facili ironie. Allora, la matematica ci insegna che la soluzione di questo problema può essere scritta come somma di due termini. Mettiamo bc0 e bc più, il primo dei quali, bc0, è l'integrale generale dell'equazione omogenea associata all'equazione di partenza. Quindi che cosa ci devo fare? Prendo l'equazione di partenza. Questa è un'equazione che non è omogenea perché c'è un termine noto che dipende dal generatore, no, chiaro.
la rendo omogenea e ne trovo l'integrale generale, cioè una qualsiasi soluzione. Quindi dvc0 in dt vc0 su tau uguale 0. Adesso lo facciamo rapidamente. Integrale generale dell'equazione omogenea. Vcp invece è un qualsiasi integrale particolare dell'equazione completa, cioè una qualsiasi soluzione dell'equazione completa di partenza. Una qualsiasi. Ossia, questo qua, del Vcp in dt più Vcp su tau uguale v equivalente su tau. Una qualsiasi, purché soddisfi questa equazione. La matematica mi garantisce che la soluzione che io sto cercando è la somma di questi due termini. Ok? Allora, procediamo. Allora, risolviamo l'equazione omogenea. Allora, è facile vedere che questa espressione, questa funzione è l'integrale generale dell'equazione omogenea associata a quella di partenza. Allora, questo si può vedere in molti modi. Allora, l'integrale generale, nel senso che descrive una qualsiasi soluzione dell'equazione omogenea, perché la costante A, che è una costante moltiplicativa di questa esponenziale, è una grandezza che non è specificata a questo livello. Qualunque sia il valore di A, io ho una possibile soluzione dell'equazione omogenea, e quindi in questo senso quell'espressione è l'integrale generale dell'equazione omogenea, cioè le descrive tutte le possibili soluzioni dell'equazione omogenea. Benissimo. Beh, allora questa cosa la possiamo vedere per prima cosa per sostituzione diretta, no? Diciamo, si vede semplicemente, cioè, se cioè io prendo questa espressione, la sostituisco nell'equazione, osservo che essa è identicamente verificata, e infatti ln dt di A elevato a meno t su tau più A elevato a meno t su tau a che cosa fa? Allora facciamo, quando faccio questa derivata, A lo porto fuori, la derivata dell'esponenziale è ancora l'esponenziale, poi devo fare, poiché è una funzione composta, la derivata dell'esponente rispetto al tempo, quindi avrò A elevato a meno t su tau per la derivata di meno t su tau rispetto a t, che è meno 1 su tau. Trovate? E ho fatto questo primo pezzo. Questo lo riporto tale quale, più a per elevato a meno t su tau, Allora, qui che cosa... Beh, è facile vedere che questa quantità fa 0. No, si cancella tutto. E quindi... questa funzione identicamente soddisfa l'equazione omogenea di partenza. Quindi è l'integrale generale dell'equazione omogenea di partenza. Questo stesso risultato si può trovare anche con altre modalità. Per esempio, non so se l'avete studiato in matematica, il metodo dell'equazione algebrica caratteristica, in cui cioè si parte da questa equazione, si costruisce un polinomio in una variabile fittizia che chiamo lambda, per esempio, in cui uso le potenze di lambda pari all'ordine della derivata e poi uso gli stessi coefficienti che sono messi qua. Quindi qua ho 1 per la derivata di vc0, io qua ho 1 per lambda elevato a 1, quindi lambda, più 1 su tau. Questa è la derivata di ordine 0, diciamo così, vc0, quindi ho lambda elevato a 0, quindi 1, uguale 0. Quindi costruisco questo polinomio. Trovo gli zeri di questo polinomio, in questo caso ce n'è uno solo, meno 1 su tau, e l'integrale generale è del tipo a è vc0, dt, del tipo a elevato a lambda t, ovvero a per a elevato a meno t su tau, quello che avevamo trovato anche prima. No.
questo è un altro modo di farlo, lo useremo questo quando studieremo circuiti di ordine superiore, secondo ordine in particolare, spesso ricorreremo a questo metodo, quindi insomma lo rivedremo. Oppure ancora si può fare, diciamo, in termini, diciamo, più intuitivi, per così dire, dove sta? Più, forse in fisica l'avete visto in questo modo. Da qui io posso scrivere dvc0 su vc0 più dt su tau uguale a 0, ovvero adesso posso scrivere così, no? Meno dt su tau, ok? Questo è la derivata del logaritmo naturale di vc0. Questo, e quindi alla fine vc0 uguale e elevato a meno t su tau, facendo l'esponenziale di t, no? Per una costante A. Queste sono cose, diciamo, penso che vi siano familiari alla matematica. Chiaro, no? Come si procede? Penso l'avete fatto, no? Non mi dilungo. Quindi, come vedete, ci sono vari modi di affrontare lo studio di queste semplici equazioni. Tutti quanti portano a convergere verso quell'espressione per l'integrale generale dell'equazione omogenea. Ok, allora. Benissimo. Quindi vc0 lo scrivo qua. Vt uguale a 3 elevato a meno t su tau. Allora, a questo punto sostituiamo qui dentro l'espressione di v con c per ottenere a elevato a meno t su tau più un cp di t. La costante a non è specificata a questo livello, ancora non la sappiamo. Per calcolare il suo valore dobbiamo usare l'informazione che ancora non abbiamo utilizzato, ovvero la condizione iniziale. Dobbiamo imporre questo vincolo qua. Il valore di A si trova in questo modo. Allora, facciamo qui. Allora, VC di T con 0 uguale VC0. Che cosa vuol dire? Quindi impongo questo valore. Allora, al posto di vc t0 ci metto a per e elevato a meno t0 su tau, questo è t0, t0 su tau, più vcp di t con 0 uguale vc0, la condizione iniziale. Ok? Ovvero ancora a uguale vc0 meno vcp a t con 0, che moltiplica e elevato a t con 0 su tau. Dovrei dividere, no? Per elevato a meno t con 0 cambio il segno dell'esponente, porto su. D'accordo? Seguite? Ok. A questo punto sostituisco il valore, questo è il valore di A, vedete, in termini di quantità note. Quindi lo prendo e lo sostituisco lì dentro per ottenere vc complessivo, vc di t uguale. Allora, al posto di A ci metto questa baranda, allora abbiamo vc0 meno vcp di t 0 per elevato a meno, vabbè, lo faccio così, ecco qua. Allora, che ho fatto? Ho preso questa costante A e l'ho messa lì dentro. Ho poi fatto il prodotto degli esponenziali sommando gli esponenti, no? Penso che questa proprietà vi sia ben nota. Quindi invece di fare e elevato a meno t su tau per e elevato a t con 0 su tau, ho sommato gli esponenti. Ho messo il meno in evidenza e viene questo, chiaramente. Sono cose semplici. Ok. Benissimo.
questa che ho segnato la lavagna è la soluzione del circuito prototipo che stiamo qui analizzando. Poi nella prossima lezione partiremo da qui per fare poi degli esempi, chiaramente, in casi particolari. Allora, su questo possiamo dire un certo numero di cose. Allora, quindi questa espressione mi dice il valore di Vc, soluzione dell'equazione di partenza, per ogni t maggiore di t con 0, noto che sia il valore di Vc 0. Ok, questo è. Allora, che cosa osserviamo? Osserviamo che questa soluzione, Vc di t, dipende sostanzialmente da tre fattori. Allora, il primo è le condizioni iniziali, quindi variando le condizioni iniziali varia la soluzione in questione. No, sta qui dentro, ma vediamo qua. Seconda cosa da cui dipende la soluzione del circuito è il valore dei parametri circuitali. Qui i parametri circuitali sono C e R equivalente e sono nascosti dentro tau. Quindi il fatto che qui ci sia tau significa che se io cambiassi il valore della capacità, tanto per dire, cambierebbe tau e quindi cambierebbe la soluzione del mio problema. Quindi dipende, ovviamente, come giusto che sia, anche dal valore dei resistenze e capacità, in questo caso, quindi dai bipoli in questione. E poi dipende da Vcp. Vcp è l'integrale particolare dell'equazione completa, che dipende a sua volta dal forzamento, cioè dal termine noto. Quindi il terzo fattore da cui dipende la soluzione è il termine noto, la natura del generatore. Quindi, condizioni iniziali, natura del circuito e natura del generatore. Questi sono i tre aspetti da considerare. Ok. Per poter andare avanti, mi serve di sapere qualcosa su questo integrale particolare. È l'unica cosa che mi rimane da specificare qui. Allora, io adesso vi comincio a fare dei ragionamenti, che poi riprenderemo nella prossima lezione per, diciamo, portare a termine. In particolare, quello che vi dico ora serve a collegare questa quantità con Cp, che è l'unica cosa rimasta appesa, tra virgolette, qui, a quella che si chiama la soluzione di regime del circuito dinamico in questione. E associato a questo concetto c'è il concetto di termine transitorio della soluzione. Allora, consideriamo questo circuito, rimaniamo sul caso pratico che stiamo analizzando. Questa poi si può generalizzare, questa definizione, e anzi poi ne darete definizioni massimamente generali nel corso di controlli del prossimo semestre. Quindi noi ci atteniamo a questi particolari esempi, chiaramente. Allora, definiamo soluzioni di regime in termini della tensione sul condensatore, perché stiamo analizzando questo circuito. Questa quantità allora, che cosa c'è, sto dicendo? Prendo la soluzione del problema in esame e poi sposto l'applicazione della condizione iniziale al tempo meno infinito, all'origine dei tempi, no? Come abbiamo detto prima. Ok? Se questo limite esiste e non dipende dal valore di Vc0, cioè il valore della condizione iniziale, allora questa quantità si chiama soluzione di regime. Ok? Questa è la definizione di soluzione di regime. Lo ripeto e poi cerchiamo di interpretarla fisicamente. Prendo la mia funzione di soluzione generale che ho trovato, faccio il limite per t con 0 a meno infinito e verifico se questo limite non dipende da Vc0, cioè il valore della condizione iniziale.
se questo limite appunto esiste non dipende da Vc0, questa quantità si chiama soluzione di regime. In altri termini, se lo volessi interpretare fisicamente, sto dicendo che la soluzione di regime può essere vista in termini intuitivi, anche se non precisissimi, come ciò che rimane della soluzione dopo che ho aspettato un tempo infinito dopo aver applicato la condizione iniziale. Quindi io parto con la mia soluzione del circuito a t con 0, aspetto un tempo infinito, teoricamente tempo molto lungo, poi quantiferemo cosa vuol dire molto lungo, quello che rimane dopo un tempo infinito della soluzione, ammesso che questo limite esista, bla bla bla, quella è la soluzione di regime. Ok? Cioè quello che succede dopo parecchio tempo che ho applicato la condizione iniziale. Questo è il concetto. Allora, nel caso in esame, vedete, nel caso in esame, quando io prendo questa soluzione e faccio il limite per t che è 0 che tende a meno infinito, che cosa succede? Allora, se t0 tende a meno infinito, meno t0 tende a più infinito. Qua c'è un altro meno, quindi questo tende a meno infinito. L'esponenziale, quando il suo esponente tende a meno infinito, a cosa tende? Cosa tende? E elevato a meno infinito? Tende a 0. Quindi tutto questo tende proprio a Vcp. Vedete? Nel caso in esame, questa quantità è proprio Vcp. Quindi, ecco, diciamo, il suggerimento su come andare avanti. La quantità Vcp, che ancora non ho determinato, è la soluzione di regime per questo circuito, cioè ciò che accade a questo circuito per tempi molto lunghi. Ok? Dopo l'applicazione della condizione iniziale. Quindi con questo suggerimento, la prossima lezione poi sarete in grado di trovarlo per dei casi particolari. Vi voglio però far notare che l'esistenza di questo limite e il fatto che sia indipendente dalla condizione iniziale, cioè il fatto che esiste un termine di regime, non è sempre vero. Cioè nei casi di nostro interesse, sì, voglio dire, nei circuiti che noi studieremo esisterà sempre questo limite, quindi potremo sempre parlare di soluzioni di regime. Però in generale non è detto. E il fatto che esista dipende sostanzialmente da due fatti. Il primo è la natura stessa del circuito, cioè in questo caso, banalmente, se io avessi avuto per esempio tau non positivo come nel mio caso, ma tau negativo, tanto per dire, questo esponenziale non sarebbe andato a zero e quindi non avrei trovato il limite che cercavo. Okay? Esistono sistemi che studierete poi in controlli in cui questa proprietà non è verificata e quindi non esiste la soluzione di regime. Per noi, per fortuna, diciamo, non avremo problemi in questi casi se ci studiamo più. Secondo aspetto da cui dipende l'esistenza di questo limite è la natura stessa dei generatori, perché abbiamo detto che Vcp dipende dai generatori, quindi l'esistenza di questa quantità dipende dalla natura dei generatori. Per i generatori che noi tratteremo, che vedremo sono sostanzialmente costanti nel tempo e sinusoidali nel tempo, l'esistenza di questo limite è garantita, quindi diciamo, non abbiamo problemi da questo punto di vista. Però dobbiamo sapere che per generatori di forma di dipendenza temporale più esotica, diciamo così, potrebbe non esistere. Ok? Bene. Ultima cosa prima di andare via, vi voglio far vedere rapidamente cosa accade nel caso dell'induttore, poi nella prossima lezione procederemo con la soluzione di questo problema. Allora, nel caso dell'induttore... scusate, dimenticato, cosa importante. Definiamo termine transitorio. Semplicemente... questo, cioè la differenza fra tutta la soluzione e il termine di regime, cioè ciò che rimane oltre il termine di regime si chiama termine transitorio. Ok? Quindi noi scriveremo in generale
ammesso che esista questo limite, bla bla bla, la generica soluzione di QCDT come la somma del termine di regime e del termine transitorio. Questa suddivisione, ripeto, non sempre è possibile farla dal punto di vista concettuale, perché serve che esista questo limite di cui abbiamo parlato. Nei casi dei nostri interessi sarà sempre possibile, quindi diciamo lo darò per scontato, però vedrete qua in controllo che è così scontato o meno. Allora, vediamo rapidamente che cosa succede nel caso di tutto. Posso cancellare qui? Poi nella prossima lezione prendiamo questo come punto di partenza, questa funzione qua, ok? Quindi ricordiamola. Allora, nel caso di un induttore abbiamo la rete lineare statica collegata all'induttore, di cui diciamo i con L e B con L, tensione corrente e tensione. Anche qui possiamo ragionare allo stesso modo, posso dare un circuito equivalente, posso ragionare Thevenin, Norton, alla fine si arriva agli stessi tipi di risultati. Facciamo Norton per dualità, ma provate a far combinare variamente Thevenin, Norton, induttori e condensatori e troverete risultati diciamo molto simili gli uni agli altri. Allora, facciamo Norton qui per fissare le idee. Allora, Norton vuol dire che io rappresento il circuito lineare statico con un generatore reale di corrente, che era la corrente EQ, che sarebbe la corrente di cortocircuito, parallela con una resistenza RQ, che calcolo col solito metodo. Questo qua è con L e questo è B con L. Allora, scriviamo l'equazione per questo semplice circuito. Anche qui, legge di Kirchhoff e caratteristiche. Allora, la legge di Kirchhoff alle correnti si scrive per un nodo praticamente, qui avrei due nodi, no? Scrivo a questo nodo, se io chiamo questa I con R, scriverò che I e Q è uguale a I con R più I con L. Rilevate, I e Q sarebbe questa corrente qui, uguale I con R più I con L. Poi, legge di Kirchhoff alle tensioni, beh, qui si tratta di tre bipoli in parallelo, vedete? Quindi la legge di Kirchhoff e tensioni banalmente mi dice che tutte le tensioni sono pari a V con L. Questa è V con L, questa è V con L, anche questa è V con L. Cioè, c'è poco da scrivere. Insomma, è l'unica tensione quella che mi interessa, perché i tre bipoli sono in parallelo. E poi le caratteristiche. Generatore, già ho scritto qual è la sua caratteristica, la corrente pari a I e Q. Per quanto riguarda il bipolo resistore, scrivo V con L... con L uguale R equivalente per I, al contrario, diciamo così, I con R uguale V con L diviso R equivalente, facciamo così, ok? Io mi devo scriverla così perché poi così la sostituisco qui dentro. E poi la caratteristica dell'induttore, V con L uguale L dei L in del T, ok? Sostituisco qui dentro e ottengo I e Q uguale, al posto di con L ci metto V con L su R equivalente, V con L è questo, quindi L su R equivalente per de, I con L de T più I con L, ok? Ovvero scrivo qua dei con L in dt più I con L su tau uguale I e Q su tau, dove tau questa volta è uguale a L diviso R equivalente. Anche questo, se fate l'analisi dimensionale, è una quantità omogenea con un tempo che sia la costante di tempo del circuito in questione. Quindi, a patto di definire
la costante di tempo in maniera opportuna, qui è R per C e là è L diviso R, l'equazione è sostanzialmente identica, vedete? Vedete, questa equazione è sostanzialmente identica a questa. Quindi se io qui scelgo un istante iniziale su cui, a cui imporre la condizione iniziale L0, ottengo esattamente lo stesso tipo di problema di prima, che quindi può essere risolto esattamente come prima. Quindi a patto di cambiare i simboli troverò un'espressione che è esattamente identica a quella vista su, perché appunto l'equazione è esattamente identica. Okay. Quindi come vedete, capendo bene questi, questa tipologia di problema, capendo le varie sfaccettature, avete capito tutti i circuiti del primo ordine, non c'è niente da aggiungere. Possiamo fare qualsiasi cosa, sono poi variazioni sul tema, ma la sostanza è esattamente quella che stiamo imparando in questo momento. Ok? Va bene, allora direi che ci fermiamo qui.